Mentre l'amministrazione comunale alle prese con l'accoglienza dei ministri del G7, l'opposizione di centrosinistra incalza il sindaco di Pescara Carlo Masci sul problema scuole. La riqualificazione dell'istituto Michetti è in fase di stallo, hanno denunciato i consiglieri comunale e regionale del PD Piero Giampietro e Antonio Blasioli. Gli studenti sono stati spostati a Villa Fabio per i lavori in corso nello storico plesso della zona dell'ospedale. L'importo è di 1.230.000 euro. Il finanziamento venne reperito proprio dal centrosinistra nel 2018, ma il cantiere partì solamente nel maggio del 2021. Poi ci sono le questioni della scuola San Giovanni Bosco di via Montesiella, che ospitava la primaria e l'infanzia, chiusa nel 2019 per inidoneità sismica, e poi quella dell'istituto Volta, per cui la regione ha stanziato qualche giorno fa 200.000 euro su pressione dell'opposizione per reperire nuovi spazi e scongiurare i doppi turni. Ma Blasioli e Giampietro sono tornati a sollecitare il presidente della regione Marco Marsilio per reperire circa 6,5 milioni di euro necessari alla realizzazione della settima palazzina del Volta. La scuola ha bisogno di essere ricostruita e di essere rifatta qui nel quartiere San Giuseppe Ospedale, che è la scuola, che è il territorio che l'ha sempre ospitata e che non può più fare a meno di questa scuola. Questa ad oggi è l'unica scuola ancora chiusa, perché si affianca la scuola di via Montesiella e San Giovanni Bosco, che invece è stata dichiarata appunto inagibile, e questo mix micidiale fa sì che un quartiere intero sotto il centrodestra abbia perso tutte le sue scuole senza che il centrodestra abbia mosso un dito per risolvere questo problema. Allora, diciamo che il fatto nuovo è che dopo un pressing di più di 3 anni che abbiamo